Buonasera Roma, buonasera. Mi piacerebbe tanto poter dire che è bello tornare a casa, e da un certo punto di vista lo è, ma da un altro un po' meno. Leggi le notizie e vedi che per l'ennesima volta viene salvato un personaggio come al Senato come Azzolini, e ti rendi conto che provi quasi vergogna a tornare a casa. Vergogna! Perché queste persone, nonostante gli anni di battaglie, il nostro esempio, la nostra coerenza, ancora si permettono il lusso di ribadire quelle stesse coperture, quello stesso modo di intendere la politica che noi combattiamo e che abbiamo dimostrato coi fatti che non è necessario. Perché politica si può fare anche senza soldi, anche senza speculare, anche senza fare porti dove ci sono delle mine della seconda guerra mondiale e senza fare buchi da mezzo miliardo di euro. Però purtroppo nel 2013 non siamo riusciti a fare piazza pulita nel Parlamento come avremmo sperato. Al prossimo giro, se finalmente questo popolo si sveglierà, se un po' di finestre cominceranno a essere chiuse e più persone verranno in piazza, forse riusciremo a completare l'opera. Vi porto purtroppo tristi notizie dall'Europa. Vorrei potervi dire che questi ultimi mesi hanno rappresentato un miglioramento, che c'è una luce in fondo al tunnel, invece purtroppo non è così. Vi vengo a dire che la democrazia in Europa è morta. Perché dico questo? Vorrei commentare con voi un attimo quello che è accaduto durante la crisi greca. Oggi ero in aereo, tornavo proprio da Bruxelles e stavo leggendo un articolo di Varoufakis, il famoso ministro dell'economia che è stato poi silurato qualche giorno dopo da Tsipras a seguito appunto delle vicende che ben conoscete. Il titolo di questo articolo era il seguente: hanno fatto di tutto per umiliarci, ed è la verità. Quello che ho visto nel corso dei giorni della crisi greca, che poi abbiamo anche commentato appunto insieme agli altri portavoce, c'era anche Dario che so che ha parlato prima, c'eravamo tutti noi della delegazione, io sono intervenuto anche nel dibattito con Tsipras come capo delegazione, abbiamo visto uno squallido e sordido gioco dove a tutti interessava chi appunto rientrare dal proprio credito, a qualcun altro interessava fare politica interna, a nessuno interessava il bene del popolo greco e ancor meno gli interessavano il futuro e il destino dell'Europa. Qualcuno si chiederà come mai non è stato possibile per l'ennesima volta parlare di ristrutturazione del debito, prendere atto che l'eurozona così com'è non funziona. Ebbene, è molto semplice. Quando ci fu il primo salvataggio della Grecia, non furono salvati i cittadini greci, furono salvate le banche tedesche e francesi. Vi posso dare anche i numeri: 78 miliardi di euro era l'esposizione creditizia delle banche francesi, 46 era quella di quelle tedesche, dopo c'erano gli olandesi, c'eravamo quarti noi, se non ricordi male, 3 o 4 miliardi di euro. E quindi cosa è accaduto? Semplicemente questo debito è stato preso e trasportato dal settore privato a quello pubblico. Oggi i creditori della Grecia sono gli stati. L'Italia è passata ad avere 4 miliardi di debito privato ad avere circa 50 miliardi di debito pubblico, di debito di noi cittadini. Tutto questo nel complice silenzio della nostra classe dirigente e dei governi di allora. Da allora si sono succedute ancora altre operazioni, c'è stato il secondo salvataggio, ancora altre manovre prettamente di austerità. Che cosa hanno fatto? Hanno permesso semplicemente alla Grecia di perdere un terzo del PIL in pochi anni, di perdere molti fattori produttivi, di cedere la sua industria, di fatto di svenderla alla concorrenza straniera e soprattutto di tagliare completamente pensioni, salari, tutte quelle lotte e conquiste dello Stato sociale per le quali sono morte generazioni di persone prima e dopo le guerre mondiali. E questo è il laboratorio. Questo è l'esperimento della Troica che vuole adottare anche negli altri paesi sud del Mediterraneo. La Grecia è stata un topo, è stata una cavia. Non trovo altra parola per definire quello che è accaduto. E in quest'ultimo piano si è verificato qualcosa di ancora più viscido e sordido. Ci sono state delle elezioni. Vi ricordate i messaggi che facevano Juncker, Schulz? Non votate Syriza, non votateli, porteranno la Grecia allo scatafascio. No, loro hanno detto una cosa che peraltro dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Il debito greco, oggi come oggi, non è sostenibile. Va rinegoziato, bisogna
accompagnare appunto il rientro di quello che si potrà pagare con delle manovre volte alla crescita. È quello che vale per la Grecia, vale anche per noi, vale per la Francia, vale per la Spagna. Eppure per l'ennesima volta non se n'è preso atto, e sapete perché? Il motivo è molto semplice, non è quello che è stato detto nei telegiornali, perché bisogna rispettare le regole, perché bisogna rispettare i patti. Il motivo è di altra natura, perché qualcuno ha avuto paura che Podemos nelle prossime elezioni a ottobre in Spagna potesse stravincere. Hanno detto: dobbiamo umiliare questo governo che, comunque la si pensi, sta cercando di combattere un modello di austerità che non funziona, sta mettendo in discussione una moneta che non funziona, perché non è una moneta, perché per avere una moneta devi avere anche un'unione politica, devi avere un bilancio unico, devi avere una condivisione del debito, devi avere una politica economica che oggi in Europa non c'è. E siccome questo governo Tsipras, nei suoi pregi e nei suoi difetti, comunque ha voluto uscire dal seminato, ha voluto affrontare questa crisi da un'altra prospettiva e ha proposto una ricetta alternativa, doveva essere punito. La cosa più incredibile poi è stata sentire i commenti al referendum. Sono stati tacciati di aver fatto un vilipendio alle istituzioni europee. Hanno osato chiedere ai cittadini greci se erano d'accordo o meno su appunto un pacchetto di riforme, questa transazione con i creditori. Sembrava quasi che la parola democrazia fosse diventata una parolaccia dentro quei corridoi. L'epilogo lo conoscete tutti. Per l'ennesima volta hanno vinto, li hanno schiacciato minacciando di interrompere completamente la liquidità di emergenza alle banche greche. Li hanno fatto tenere gli sportelli chiusi per settimane, li hanno piegati fino a che non hanno dovuto dire sì, accettiamo a qualunque condizione, con la speranza appunto che si verifichi qualche cosa nelle prossime elezioni in autunno. Ma che democrazia è? Che democrazia è quella in cui Dijsselbloem, che è quel famoso presidente dell'Eurogruppo che tante volte avete visto, si permette di dire che non è opportuno consultare il popolo? Che democrazia è quella in cui un organo come questo famoso Eurogruppo, che non rappresenta nessuno perché non è neanche previsto dai trattati, si permette di commissariare le democrazie del sud Europa? Che democrazia è, che Europa è? Io penso che Spinelli, i grandi pensatori che l'hanno progettata e che l'hanno fortemente voluta, si staranno rigirando nella tomba pensando a quella che è diventata. Persino i tedeschi cominciano a fare autocritica. Leggevo un altro articolo molto interessante di Fischer, è stato ministro degli esteri per quasi 8 anni. Beh, Fischer ha detto: questa crisi, quello che è accaduto in questi giorni, ci ha posto davanti a un dilemma. Vogliamo una Germania europea o vogliamo un'Europa germanica? Quello che è successo è che ha vinto l'Europa germanica, non ha vinto la Germania europea, perché oggi come oggi, se volessero veramente tenere il sogno o il progetto di avere una federazione, di puntare a una maggiore integrazione, bisognerebbe prendere atto, come dicevo prima, che bisogna necessariamente passare dalla condivisione del debito, che era quello che dicevamo anche noi nella campagna europea, che bisogna avere trasferimenti interni, fare in modo che le regioni più forti, gli stati più forti sostengano quelli più deboli. Questo è lo spirito di una comunità. Tutto questo oggi non c'è, è diventata un'Europa di ufficiali giudiziari, un'Europa che sta soltanto pensando a come scutere quanto più possibile dal morto la Grecia per salvare i bilanci delle proprie banche e i propri investimenti. Questo è il più grande tradimento e il più grande imbroglio di cui noi siamo stati vittime in questi anni. E quando il Movimento 5 Stelle dice dobbiamo andare fuori dall'euro, non è che uno lo dice con il sorriso, lo dice con la consapevolezza che purtroppo non è rimasta altra strada, ma non per la nostra volontà. Noi siamo entrati dentro quel palazzo pieni del massimo entusiasmo, aspettavamo di trovare interlocutori validi, e in parte lo sono anche, ma questi sono interrogatori che, pur essendo validi e preparati, sono sordi e ciechi, o peggio ancora, sono collusi
sono comprati, perché c'è l'interesse dei grandi gruppi finanziari, c'è l'interesse dell'alta finanza che porta come priorità adesso l'unione dei mercati finanziari al posto di parlare dell'unione sociale. Noi vogliamo l'Europa sociale, quello è il nostro progetto, quella è la nostra priorità, quello è il punto numero uno per cui noi ci battiamo. E guarda caso, il signor Renzi, che qualche tempo fa ci diceva appunto che il reddito di cittadinanza è incostituzionale, ebbene dovrebbe un po' informarsi, perché il Parlamento europeo ha votato un dossier della mia collega Laura Agea, che si occupa appunto di lavoro, nel quale dice che il reddito di cittadinanza dovrebbe essere implementato nel più breve tempo possibile in tutti gli stati membri, e l'unici due in cui non c'è sono l'Italia e, guarda caso, la Grecia. Alla faccia dell'incostituzionalità, alla faccia del ce lo chiede l'Europa. A quanto pare il ce lo chiede l'Europa vale solo ed esclusivamente quando sono obblighi, o meglio ancora scuse o nascondigli, per nascondere i fallimenti di un'intera classe politica degli ultimi 20 anni. Ci hanno portato dentro l'euro senza senso di responsabilità e senza compiere quelle azioni e quelle riforme che ci avrebbero permesso in qualche modo di resistere. Noi saremmo costretti a cambiare completamente le regole del gioco per fare in modo che questo gioco non si ritorca contro di noi. Loro giocano sulla pelle delle persone, noi siamo lì invece per rappresentarle orgogliosamente. Vogliamo più democrazia, più trasparenza e finalmente un ruolo e una voce per il cittadino europeo, che oggi è visto come un disturbo, è visto come un soggetto che si permette di contestare quello che altri hanno deciso per lui. Da oggi in poi saranno gli altri a doversi preoccupare di quello che invece esprimeremo democraticamente, civilmente, ma con tantissima determinazione noi. Tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle è al lavoro su questo, è al lavoro per combattere il TTIP, è al lavoro per combattere tutte quelle decisioni che finora sono volate sopra le nostre teste senza darci il giusto peso e senza darci i nostri diritti, perché noi ce l'abbiamo ancora il diritto di avere diritti. Buonasera a tutti. Grazie Carlo, grande parlamentare, finalmente sappiamo nel Parlamento europeo cosa succede, grande. Adesso ritorniamo al Parlamento. Grande.